Agrigento e le amministrative, conferenza in casa PDR, partecipe della coalizione Agrigento 2020. L'intervista al deputato regionale Michele Cimino, Davide Saia. Il PDR incontra gli elettori e conferma che a breve verrà ufficializzato il proprio candidato in vista delle primarie della coalizione Agrigento 2020, alla quale oltre al PDR aderiscono PD, Sicilia Democratica, Voce Siciliana, Il Megafono e Patto per il Territorio, movimento legato a Forza Italia. E in tema di primarie si fanno sempre più insistenti le voci intorno ad una possibile candidatura della deputato nazionale del PD, Maria Iacono, un nome che potrebbe riscontrare i favori di diverse aree presenti nella coalizione, al punto di sposare il nome di Maria Iacono come candidatura unica. E Michele Cimino, leader regionale del PDR, parla di come il suo movimento affronterà le primarie, tracciando poi un identikit di quello che sarà il candidato sindaco espresso dal Partito dei Riformisti. Il PDR sicuramente avrà un nome da proporre alla coalizione per le primarie. Ho notato grande interesse di partecipazione alle primarie, ad esempio anche da Voce Siciliana. Quindi penso proprio che il nostro gruppo sarà nelle condizioni di proporre al tavolo delle primarie sia un candidato come PDR, ma anche un candidato come Voce Siciliana. Noi richiediamo e pensiamo che sia necessario il massimo coinvolgimento, perché in questo modo il candidato sindaco, il sindaco della città, non viene deciso dalle segreterie politiche, ma con il coinvolgimento della base, degli iscritti e di chi è disponibile a spendersi per questa città. Io credo molto in un profilo di un personaggio che crede molto ai valori della base, al coinvolgimento del territorio, quindi a delle personalità che hanno un riscontro con i nostri iscritti, con il nostro movimento, perché ritengo che oggi è importante creare le condizioni perché vi sia un coinvolgimento della base e non un valore aggiunto che può venire dall'alto.